Ben trovati. Per ora stiamo rispettando i tempi in maniera sorprendente. Abbiamo una mezz'ora con di uno, secondo me, dei più interessanti slot della mattinata e parleremo dell'ecosistema del parco archeologico della Valle dei Templi. Allora, tutto il palinsesto scientifico è fatto non di presentazione dell'attrattore con quello che è possibile fare, con quello che è l'elemento di attrattività dell'attrattore, ma che cosa intorno all'attrattore pivot può crescere. E poi con uno sforzo, qui la testimonianza di Letizia Casuccio, che è come co-culture ha la gestione dell'attrattore principale, che cosa vuol dire lo cosa l'attrattore, che modello di governance ha bisogno in sostanza, se c'è bisogno di un modello di governo territoriale, perché le cose funzionano. Flaminia Santarelli, direttore generale della direzione turismo del MIBAT, l'abbrevio, che è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è qui prevalentemente per ascoltare, che questa è una sua grande virtù, noi ci conosciamo da anni, ed è in questa capacità di ascoltare ed elaborare uno dei suoi principali elementi che la rendono diversa, va? Chiamiamola così, insomma. E ti ringrazio moltissimo per la disponibilità di questa mattinata. A te il compito, dopo, di parlare con una tua amica, che Letizia so che vi conoscete da molto tempo, avete fatto molte cose insieme, qualche cosa anche dal punto di vista tuo, dentro il tuo ufficio, dentro i tuoi programmi. Avremo due collegamenti Zoom, li puoi presentare te? Sì, senz'altro. Allora, i collegamenti Zoom sono del responsabile della strada dei vini della Valle dei Templi, Fabio Gullotta. C'è proprio una strada dei vini della Valle dei Templi, ma ci sono dei vini straordinari di cui Fabio poi vi parlerà, perché sono i vini di Ganicattì, Campobello di Licata, che sono insomma dei vini, voglio dire, di un certo livello, e che appunto è stata Copultura e socio fondatore insieme a tanti altri, ovviamente alle aziende vinivinicole della strada dei vini, che avrà peraltro, ora lo dirà Fabio, un presidio dentro la valle proprio di promo-commercializzazione. E l'altro collega che insomma in qualche modo con me condurrà questa presentazione è Cristian Moncada, che è il manager della rete, quindi della rete. Io poi mi zittisco fino alla fine, dico soltanto che Agrigento, non in maniera sorprendente forse Letizia, ma poi c'è Favara, c'è il parco della Colimbetra, ci sono le ferrovie con i treni storici della Fondazione Ferrovie dello Stato. Sorprendentemente no, non lo so, questo ragioniamoci, ma comunque è piena di energie che... Basta, io ho finito. Grazie Robert. Ci sediamo, perché io forse se rimango in piedi, Flaminia, è meglio, perché riesco a far vedere con il puntatore. Non so come andare avanti e indietro con il puntatore. Il microfono ci usi. Sì, però non vado né avanti né indietro con il puntatore. Questo. Ah, ecco, c'hai ragione anche te. Okay. Mi presento Roberto che ci accompagna. Buongiorno Roberto, perché noi abbiamo due collegamenti da Agrigento, un video e delle slide. Insomma, siamo un po' complicati, ma speriamo di farcela, soprattutto speriamo di. Ecco, soprattutto. Ok, perfetto, grazie Roberto. Allora, noi diciamo arriviamo, non so se i colleghi di Agrigento mi stanno sentendo in questo momento, spero di sì. Sì, noi arriviamo ad Agrigento nel 2017 come concessionari del Parco della Valle dei Templi e naturalmente siccome come sempre in questi territori noi cerchiamo, ma questo veramente dovunque andiamo, di familiarizzare. Noi in Sicilia non avevamo mai lavorato, non avevamo avuto nessuna esperienza, l'unica esperienza che io personalmente avevo con la Sicilia è che sono figlia di agrigentini, quindi un pochino il territorio lo conoscevo, diciamo,
però è un territorio molto distante da noi, insomma è anche molto complicato. Quindi ci siamo arrivati un po' anche con qualche timore, anche forse con qualche pregiudizio, soprattutto pensando alla difficoltà di fare rete. Quando siamo arrivati abbiamo conosciuto un giovanissimo, ancora giovane, un giovane manager che gestisce una rete di bed and breakfast, che aveva messo su un'associazione che si chiama The City of the Temple. Quindi un'associazione che metteva dentro tutta una serie di offerte, stavano cercando di ragionare in termini di rete. Io quando li ho visti ragionare tutti insieme, e come diceva poi Robert prima, cose veramente anche realtà molto importanti, la Far Cultural Park del notaio Bartoli, che sicuramente avrete sentito dire, cioè uno degli esempi di rigenerazione urbana più belli che ci sono al mondo, perlomeno così è giudicata dal mondo. Il Faigo nella Colimbetra, naturalmente il Parco della Valle dei Templi, quell'anno diventava patrimonio, aveva il premio paesaggio, quindi insomma anche assurgeva a un ruolo internazionale. E c'è questa realtà molto vivace che noi abbiamo in qualche modo, ci siamo in qualche modo contaminati, e poiché avevamo a disposizione una piattaforma di promo commercializzazione dell'offerta turistico-culturale da sperimentare, l'abbiamo provata, testata su alcuni territori. Lo scorso anno abbiamo presentato Etruschi, quest'anno presentiamo quest'altra sperimentazione che è in una fase molto avanzata, perché lì c'è l'offerta integrata. Allora, che cos'è la piattaforma? Innanzitutto parte dal fatto che noi siamo i concessionari della Valle dei Templi, quindi sulla nostra piattaforma cascano molti visitatori che devono acquistare il biglietto, pertanto è sicuramente un attrattore che porta valore aggiunto al territorio proprio in termini di promozione. Poi abbiamo in qualche modo voluto trasformare fin da subito i nostri punti di accoglienza, che sono tutti punti di contatto, che è un po' sia online che on site, in punti di promozione territoriale. E quindi dentro alla nostra piattaforma sono esclusivamente presenti le escursioni del territorio, cioè non è una piattaforma che vende viaggi in qualche modo, ma soltanto le escursioni che ci sono sul territorio. E questa è un po' la sfida anche di Etruschi, cioè quella di creare comunque delle reti che sono reti di offerta, reti museali, reti di imprese come in questo caso, e quindi coinvolgere anche altre reti di imprese, perché ovviamente dentro a questa rete per esempio c'è cascata la strada dei vini, la strada degli scrittori, perché l'altro attrattore dell'Agrigentino della Valle è proprio la strada degli scrittori, Camilleri, Sciascia, cioè tutta la strada che va verso Racalmuto da Agrigento, molto anche abbastanza visitata. E quindi questi nostri punti di contatto con il turismo sono diventati dei veri e propri concept store, cioè anche nei nostri bookshop, in qualunque momento di contatto il nostro personale comunque è formato a rimandare un'offerta territoriale. La piattaforma... Certo, sì, sì. Ecco, se non ci fosse stata la Valle dei Templi, l'attrattore pivot, dopo che poi però c'è la strada degli scrittori, c'è un vino molto buono, c'è il raccontato, c'è il mare, c'è tutto quello, ma senza il mega attrattore tutto questo sarebbe stato possibile? Allora, dipende dai numeri, cioè se vuoi raggiungere i numeri che stiamo raggiungendo noi, che siamo eravamo quasi a 1 milione di visitatori, senza l'attrattore non ce l'hai. Quello è proprio complicato, molto difficile. Quello che invece noi stiamo cercando di fare, perché poi i nostri visitatori della valle sono escursionisti, dormono in pochissimi, poi Cristian magari darà anche i dati del ricettivo, ma sono escursionisti, quindi non risiedono, o pochissimi risiedono anche in città. Quindi quello che noi stiamo facendo attraverso questo tipo di offerta è quello di creare un'occasione per far dormire le persone nella zona e nel territorio.
Questo soprattutto sta valendo più in questo periodo Covid, perché l'offerta turistico-culturale che viene data è un'offerta turistico-culturale molto particolare, perché è turismo lento, turismo sostenibile, e quindi al di là del grande attrattore che è un po' più mordi e fuggi, quest'anno, non essendoci stata diciamo nella visita del parco archeologico, non abbiamo avuto i gruppi organizzati per ovvi motivi, invece il turismo più delle OTA o comunque il turismo fai da te in qualche modo è stato la grande sorpresa, ecco, le cose che poi diceva anche Flaminia prima, il fatto insomma di avere, abbiamo raggiunto almeno quell'obiettivo di fidelizzare italiani, e in questo senso questo tipo di rete funziona molto bene. E quindi la piattaforma è una piattaforma completamente gratuita, perché è stata offerta da Coopcultura al territorio. La forza della piattaforma naturalmente è data dal co-marketing proprio tra soggetti della rete che in qualche modo si aiutano l'un l'altro a rimandare rispetto alle varie, offerte che ci sono. Rapporti con Siciliana? Rapporto? Con Regione Siciliana in questo caso, intendo, è un soggetto attivo in queste Ma politiche di sviluppo. Ma tu dici proprio in questo momento Covid? Prima o dopo? Prima, va. Allora, prima, diciamo, sai, Regione Sicilia è una regione a statuto speciale, e quindi i beni culturali sono della regione, non sono dello Stato. Lì su quel è anche il parco della Valle dei Templi, è come se fosse il parco di Pompei, per capirci. Quindi con una gestione che è proprio in qualche modo della Regione Sicilia, come se fosse dello Stato, quindi con un direttore, eccetera. E quindi i rapporti a quel livello lì sono sicuramente molto buoni, proficui, e anzi, cioè il parco archeologico è l'attrattore ed è il motore di tutto ciò. Quando presenteremo per esempio l'esperimento che presenterà Fabio Gullotta di Diodoros, che sono i prodotti che sono prodotti dentro al parco archeologico, vabbè, ci arriviamo dopo, perché sennò vi anticipo delle cose che è bene che vi dico dopo, però sicuramente sì, ti rispondo solo questo, che in era Covid c'è stata un'attenzione da parte anche dell'amministrazione regionale, essendo cioè, più snella, più facile probabilmente, e quindi sono anche intervenuti con degli aiuti, cioè, vi posso dire, sono stati acquistati 1 milione di biglietti dei vari a spendere, quindi già cioè, un intervento diretto a sostegno importante della domanda, ma anche un po' a sostegno dell'impresa. Beh, bello, no, questo Flaminia, nel senso che cioè, questi biglietti, grazie. Flaminia, come saprai, sono messi dentro i pacchetti di viaggio. Sì. Ti dispiace se ogni tanto ti interrompiamo? Perché, assolutamente no, anzi mi fa piacere. Così ti facciamo riposare. Due riflessioni fino adesso. La prima è quella dicitura che c'era nella slide precedente sulle, ecco, la chiave per rispondere tempestivamente a nuove esigenze del turismo. Ecco, a mio avviso questa edizione del VTE è importante anche per fare un check su quello che sono le risposte alle nuove esigenze del turismo. Quindi c'è un prima e c'è un dopo. Qui al VTE ci sono delle prospettive e delle proposte per il dopo, che non sarà mai come prima. Primo aspetto. Secondo aspetto, l'importanza di questa piattaforma per la prenotazione, che diventa anche un'opportunità di promozione del territorio. Cioè, come dicevi giustamente te, si sbarca per prendere un biglietto e scopri un'offerta che è un'offerta di tutto il territorio, giusto? Esatto, sì. E quindi poi dopodiché ti approfondisci con le varie vie e le varie strade. Sono due aspetti, a mio avviso, importanti. Scusa, ma... Sì, devo dire soprattutto... Questa trasformazione, noi abbiamo scritto sta virando verso un maggiore approccio B2C in contrasto con la precedente tendenza al B2B, soprattutto dei grandi attrattori turistico-culturali, no?
perché naturalmente non avendo turismo organizzato, avendo meno turismo organizzato, sono soprattutto le piattaforme online quelle che stanno andando per la maggiore, e quindi in questo senso è molto importante anche l'esperienza che stiamo presentando. Naturalmente il Parco della Valle anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, abbiamo portato in scena le albe, che sono meravigliose perché il sole sorge proprio dietro il Tempio della Concordia, e quindi la cosa che mi fa piacere dire è che fino a oggi abbiamo prodotto questi spettacoli sempre con un'industria culturale e creativa agrigentina. Quest'anno il Teatro Pirandello, lo scorso anno la scuola di danza di sempre di Agrigento, insomma abbiamo cercato anche di in qualche modo valorizzare il più possibile anche il territorio da questo punto di vista. Insomma, sono grandi eccellenze, ecco, non è che ci sia, insomma, quest'anno Gaetana Ronica ha messo in scena un'alba straordinaria, per esempio. Altra cosa che sta facendo la rete, che dovrà, diciamo, fare la rete, perché è un impegno che ci siamo presi, è quello di investire in formazione e ricerca, e quindi stiamo collaborando con il master di scrittura con la strada degli scrittori, e abbiamo promosso, perché diciamo in qualche modo un piccolo contributo, Coop Culture insieme ad altri ha messo su questo master di scrittura molto importante, che appunto è condotto dalla strada degli, è prodotto dalla strada degli scrittori. Ecco, il consorzio universitario faremo in modo di sviluppare il più possibile attività formative insieme a loro, affinché ci sia uno sviluppo del turismo locale e sostenibile. Dico questa cosa perché Agrigento è al centro del Mediterraneo, e quello che vorremmo poter fare nei prossimi anni insieme al consorzio universitario Empedocle è quello di creare un master universitario sul turismo, sui sistemi turistici locali sostenibili, che attraggano anche funzionari della pubblica amministrazione del bacino del Mediterraneo. Proviamo a invitare a vedere se sono vivi i nostri due ospiti. Vai! Buongiorno. Così abbiamo ancora, anche perché io questo qui lo vedo legato al vostro, insomma, senza lui è Fabio Cullotta. Ciao Fabio. Sentite? Sì. Ti vediamo grande. Non ci sono. A te Letizia con Fabio. Dunque Fabio, io raccontavo del nostro esperimento di rete, del modo con cui a casa tua, proprio perché quando ci incontriamo sempre a casa sua, che ha una struttura meravigliosa in centro, in Via Atenea, praticamente una strada accanto a Via Atenea, e Fabio ha un ristorante che si chiama Terracotta, ma soprattutto ha ristrutturato un'antica chiesa che è adiacente al ristorante, e quindi in questo luogo noi ci vediamo, perché appunto è diventato un luogo di convegni. Fabio, io raccontavo che oltre a, diciamo, le escursioni che sono nella piattaforma, la piattaforma ospita altre piattaforme, quindi la strada del vino, la strada degli scrittori, il FAI, eccetera. E volevo che tu raccontassi un po' in questo contesto l'esperienza di Odoros, e quindi come il Parco della Valle dei Templi e noi come concessionari stiamo cercando di supportare questa bellissima esperienza di promozione dell'enogastronomia locale. Odoros credo che sia un esempio splendido di cooperazione tra pubblica e privata. È un progetto del Parco Archeologico della Valle dei Templi, nasce nel 2005 e è stato chiamato Diodoros perché in onore a Diodorosito, perché quando Diodorosito nella sua opera storica parlava della Valle dei Templi, raccontava non tanto della potenza monumentale ma del paesaggio agronomico. Così alla vecchia amministrazione nel 2005 venne l'idea di valorizzare il patrimonio agroalimentare. In che cosa consiste? Nella sua accezione più semplice, quella di concedere i terreni che stanno all'interno dei 1300 ettari. Fabio, i prodotti sono le mandorle, la Valle dei Templi, come vi dicevo, ha 1300 ettari di terra. I prodotti sono mandorle, sono olio, sono vino, sono pistacchi e sono miele. Bravo, ecco.
Queste produzioni sono affidate a chi nel suo campo è un'eccellenza. Mi riferisco per il vino a Cipua piuttosto che a Valparadiso per l'olio. Quindi che cosa fa il parco? Concede dei premi e ne ha un duplice vantaggio. Tutto si sgrava da una serie di impegni economici per la manutenzione di questi terreni, affidandoli direttamente all'azienda. Ma ne riceve una royalty sotto forma di prodotto che poi va in promozione. Esatto, riceve una ROI praticamente il parco. Ti sentiamo un po' male, per questo ogni tanto ti interrompo, Fabio, perché non ti sentiamo benissimo, no? L'altra esperienza che mi fa piacere che tu ci racconti è quella della strada del vino, perché come sai è forse diciamo lo sviluppo futuro del territorio passerà proprio attraverso questa strada del vino. Allora, la strada del vino sono un sistema integrato di offerta turistica, si snodano attraverso un percorso stradale dove sono collocati le aziende, sia aziende di vinicole e cantine che molte attività imprenditoriali collegate, riferisco agli agriturismo, ai ristoranti, poi all'enoteca e agli alberghi. L'obiettivo è quello della valorizzazione dei territori attraverso il patrimonio agroalimentare. La nostra, Valle dei Templi, e strada del vino dei sapori Valle dei Templi, si snoda per quasi 300 chilometri attraverso 9 comuni che hanno aderito all'iniziativa, ma la cosa più importante è che abbiamo messo dentro, un po' per mia testardaggine, tutti gli attrattori attivi sul territorio che smuovono i flussi turistici. I numeri non lasciano dubbi, il turismo enogastronomico porta in Italia, almeno portava in Italia nella pre-Covid, 17 miliardi di euro. È anche vero che le nostre, diciamo, dal Lazio in giù ancora hanno difficoltà di ingranare in questo sistema integrato. Da noi, nella nostra strada, oltre il parco archeologico, che è vero che sì, l'attrattore principale, abbiamo inserito altri piccoli attrattori che nel territorio smuovono tantissimo. Mi riferisco a Pharma, mi riferisco, ovviamente ci siete anche voi in quanto concessionari del parco. C'è Pharma, c'è Val di Camma. Per chi non conosce Val di Camma è l'ambasciatore del turismo esperienziale in Sicilia. A oggi ci sono diverse realtà sul territorio che ne fanno parte. L'obiettivo della nostra strada è principalmente sì creare flussi turistici legati al patrimonio agroalimentare, ma abbiamo un altro obiettivo principale, che è quello di valorizzare la produzione del Nero d'Avola che avviene in questa zona della regione. Il Nero d'Avola è il vitigno principe di tutta la regione, di tutta la Sicilia, però quello che viene coltivato nell'areale Agrigento Caltanissetta, dove appunto esiste la nostra strada, organoletticamente riscontra il favore del mercato commerciale. Quindi la nostra idea è quella non solo di valorizzare i flussi turistici e promuovere i flussi turistici attraverso il patrimonio, ma valorizzare il vitigno che è stato in questi anni, come dire, anche bistrattato e non tutelato da chi doveva farlo in passato. Non esiste per esempio una DOC Nero d'Avola in questa parte di regione, o non esiste un consorzio di tutela. La strada non vuole sostituirsi, però ne vuole essere il promotore e il valorizzatore del vitigno. Bene, grazie Fabio. Chef Cristi, vuoi fare una domanda, Flaminia, Fabio? Sì, volevo chiedere Lotta. Perché questo tema delle strade dei vini è una caratteristica importante da un punto di vista di attrattività turistica. Volevo chiedergli se le cantine sono aperte, se accolgono i visitatori, se fanno ecco le modalità, perché non è scontato anche questo. La strada del vino sostanzialmente è una situazione con riconoscimento da parte dell'assessorato. Oggi noi abbiamo 10 cantine e 4 uffici. Molti di loro, diciamo un buon 90%, già fanno accoglienza turistica, lo facevano anche prima della costituzione dell'associazione. E i numeri veramente non lasciano spazio a dubbi, perché diciamo che il 71%, almeno questo viene fuori dal rapporto enogastronomico sul turismo in Italia,
I viaggiatori chiedono un'esperienza del genere, un'esperienza enogastronomica con i prodotti del territorio. Oggi la fanno anche le cantine, cosa che prima non facevano, era solo ad appannaggio degli agriturismo e delle aziende agrituristiche. Oggi questo si fa anche nella cantina. Devo dire che lo si sta facendo molto bene. Grazie Fabio. Se c'è Christian, ci racconti la rete. Oh, sì. Vedi, Christian è a Lampedusa, beato lui. Ha finito di lavorare quando sta in vacanza. Allora, raccontaci bene come ci siamo incontrati, The City of the Temple, la rete naturalmente, ma soprattutto hai l'opportunità di parlare con il direttore generale del turismo italiano e quindi mi fa molto piacere se tu racconti bene che questa rete ha soprattutto dentro tantissimo turismo esperienziale, perché quello che effettivamente forse fa la differenza, lo diceva prima Fabio, è che ci sono tante, tante offerte anche da questo punto di vista. Sì. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito da parte mia ovviamente, ma anche da parte di tutti gli operatori che mi onoro di rappresentare. Mi voglio legare innanzitutto all'emozione che ha suscitato sicuramente in me, perché il ricordo è ancora vivido dell'incontro appunto ci ha un po' caratterizzato quest'unione, perché è stato veramente un incontro casuale, tra virgolette, ma quasi desiderato, quasi inaspettato, perché i piccoli operatori hanno incontrato, diciamo, una realtà più grande, ma con gli stessi obiettivi e con le stesse speranze, e quindi ci ha unito, questi elementi ci hanno unito immediatamente. Mi hanno già anticipato raccontando qualche piccola esperienza, diciamo, che abbiamo nel nostro territorio, perché mi voglio rilegare anche a poco fa si parlava dell'attrattore, se riesce l'attrattore a essere determinante, sicuramente è un fattore molto importante, ma da solo ha spesso bisogno anche altro per essere un fattore determinante. Fino a qualche tempo fa si consigliava nelle guide di visitare la Valle dei Templi e andare via. L'obiettivo oggi è quello di mantenere il turista nel luogo, mantenere il turista appunto, e far godere anche la comunità locale del turismo, perché il turismo di oggi cerca anche il contatto con la comunità locale, è autentica. Quindi questo è un fattore che ci caratterizza e che ci fa sperare in bene, perché i nostri luoghi sono caratterizzati da alcune attività che mi hanno già preceduto, quindi non posso far altro che recitarle. Certamente fare un calcio al parco che ha rivoluzionato il luogo, ma anche, quindi un elemento straordinario, ma anche nella quotidianità, per esempio, del sistema ecclesiastico della provincia di Agrigento, che ha semplicemente messo a sistema e riaperto, poi colmato con la riapertura della cattedrale di Agrigento, riaperto e reso fruibili dei beni, facendo parte poi anche del nostro network riusciamo ad avere una buona sinergia, ma è anche nei piccoli operatori, quindi che riescono a, come dire, valorizzare gli stessi luoghi già visitati in maniera diversa. Faccio degli esempi: la Valle dei Templi, vista grazie all'Associazione Amici del Cavallo, e quindi vista con un'escursione a cavallo, i luoghi della Valle dei Templi si offre, diciamo, una vista diversa, un'esperienza diversa, così come nella straordinaria Scala dei Turchi si riesce con il volo in parapendio, per esempio, o in paramotore, si riesce a godere degli stessi luoghi con esperienze diverse, senza poi citarne tante altre che avete già citato, come Val di Camme. Quindi l'attenzione invece a quei luoghi remoti e non visitati, che invece offrono una straordinaria come dire, rappresentanza di quello che sono gli usi, le tradizioni siciliane, che ancora in questi borghi si concentrano e si preservano. E quindi il turista è invogliato a visitare quello che viene chiamato slow tourism, quello che viene chiamato anche turismo sostenibile. Adesso magari ci arriviamo, ma in questo contesto, diciamo, con queste piccole straordinarie realtà, quello che abbiamo fatto è metterci insieme, grazie poi anche al supporto sicuramente di una struttura più organizzata quale Coppa Culture, un attrattore certamente così importante, che comunque si inseriva già in un contesto di visita della Sicilia classica, perché
noi abbiamo tantissime difficoltà, abbiamo problemi infrastrutturali grandissimi, non c'è l'aeroporto, la dirigente, non abbiamo accesso diretto alla rete autostradale, ma nonostante questo ovviamente eravamo una tappa di passaggio. Oggi, grazie anche allo stare insieme al network, e che quindi ha un risvolto nella comunicazione, come qualcuno di voi, diceva prima, certamente un grandissimo valore di comunicazione, ma anche un valore di partecipazione sociale. E questo contesto, quindi, dicevo che fa sì che ci si allontani un po' da quello che era il turismo di massa, e diciamo che nel 2020 siamo in piena regola, in piena linea con quello che è un dettato imposto, ovviamente, che è quello del Covid, però ci fa essere, diciamo, già pronti per un turismo un attimo più sostenibile. Infatti vorrei ricordare che sia a livello economico, perché il turista ovviamente, se rimane più giorni nei nostri luoghi, aumenta la permanenza media, e quindi questo ha un risvolto sicuramente economico, ma l'attenzione di queste piccole realtà ha anche un fortissimo valore etico, poiché è un valore culturale, ma anche di attenzione alla popolazione locale, che è un elemento predominante del turismo sostenibile, e certamente un valore ambientale. E quindi c'è una bellissima definizione, ecco, a proposito di turismo sostenibile, dice: viaggiare in modo sostenibile nelle aree naturali, proteggere l'ambiente e sostenere il benessere delle popolazioni locali. Ecco, in questo contesto che il nostro network un po' agisce, e sono veramente onorato di farlo insieme a Copculture. Sono certo che con questo progetto riusciremo, con l'avvio nell'anno prossimo, a inserirci in questo contesto imposto del Covid, ma con prospettive per il futuro, per trovarci insieme. Ti interrompo perché prego. Che abbiamo, diciamo, poco tempo. Io voglio far vedere un video, che è il video che abbiamo fatto insieme a Fabio, e che spiega il Diodorus, il nostro esperimento, diciamo, di promo commercializzazione non solo dell'offerta turistica, ma di ingaggiare soprattutto l'offerta enogastronomica. E Flaminia Santarelli, che tu appunto dovresti anche conoscere, perché abbiamo fatto le fiere insieme, che lei era al turismo nel Lazio prima, e quindi prima di diventare direttore nazionale, ti vuole fare una domanda. Buongiorno. No, io avevo una domanda e una curiosità da condividere con il nostro pubblico di oggi. Se lei dovesse consigliare tra le proposte che i piccoli operatori hanno messo in piedi, la più originale, quella che mi farebbe muovere da casa per venire lì da lei, quale sceglierebbe? Immagino che la domanda sia per me. Qual è, diciamo, sì, fra tutta la vostra offerta, allora, qual è quella che potrebbe schiodare dal Lazio Flaminia Santarelli e venire giù ad Agrigento da voi? Allora, certamente l'ha già citata anche da Fabio Gulotta, Val di Cam, perché in questo contesto... Val di Cam, Cristian, purtroppo non vi sentiamo bene, provo a dirla io. Che ti dici? Sì, certo. Allora, Val di Cam, sui Monti Sicani, diciamo che siamo a un'ora dal mare, c'è un pazzo, un nostro collega, che è guida turistica, e che accompagna i visitatori. Lui, diciamo, ha iniziato con il Verdura, perché lì, cioè, se c'è Sciacca sa bene di che stiamo parlando, prende questi visitatori, questi turisti, e li porta a fare un'esperienza a casa di siciliani che vivono nei borghi dei Monti Sicani. E quindi va dal pastore che fa il latte, alle signore che fanno la pasta al forno, alle ceramiche di Burgio, e poi raccontala tu, Cristian. Questa è una delle età, però tenete conto che dentro la nostra offerta di escursioni c'è
il parapendio, come diceva, le crociere ovviamente. Guarda che ci avete mezz'ora, ci avevate, eh? Siamo già a 37 minuti. Cioè veramente un'offerta. Siccome la cosa è molto interessante e quello dopo fondamentalmente tagliamo l'intervallo perché è una cosa unica, però sbrigatevi. No, adesso vi facciamo vedere un video e vi lasciamo in pace, ma insomma c'è un'offerta culturale molto importante perché appunto oltre alla valle c'è il FAI e c'è la Farm e ci sono tutto il sistema dei musei eccetera, ma poi c'è moltissimo tempo libero dal trenino storico che attraversa la valle, dal trenino storico alle gite a cavallo. E mi fa piacere che Città do Val di Camme come esempio più significativo, perché è veramente una delle cose più belle che ci sono nell'offerta. Bene, grazie. Bene, se possiamo mandare il video. Un attimo solo prima del video, Flaminia, se mi permetti naturalmente, di se è il caso o no, però io col team di Letizia ho lavorato meravigliosamente bene dall'anno scorso quando abbiamo fatto la storia dei cerveti. Se potesse venire qua davanti il team tuo, che volevamo soltanto farlo vedere online e fargli un applauso perché sono bravissimi. Venite però, oh, forza. Tutti. Forza. Forza. Che si vergogna. Allora, un grazie veramente da parte mia, sul serio, perché siete bravissimi proprio. Bene, ora via perché c'è il filmato. Poi diamo, forse una cosa carina, dura proprio un minuto da vedere, così tutte le cose che vi abbiamo raccontato sono in parte sintetizzate da questo video che è molto, diciamo, sulla... Grazie, ci è venuta fame. Io devo... Darei la chiusura a Flaminia, se sei d'accordo. Sì, che ci dà... io voglio ringraziare Flaminia, naturalmente, per essere stata con noi, e Robert. Voglio ringraziare una persona che è qui con noi, che è Elisa Marsicani, che lo scorso anno, insieme a noi, ha promosso questo territorio in Cina. Voi non ci crederete, ma noi siamo andati in Cina con Elisa, il sindaco di Agrigento, per vendere il territorio. E noi avevamo già, Federica è qui presente, le prime prenotazioni gennaio-febbraio. Bello. Dalla Cina. Quindi davvero spero veramente che passi in fretta questo momento e che si riesca a rilanciare i nostri territori, diciamo così, detti minori. Grazie. Sì, si va avanti e si riprende, non si è mai interrotto. Tant'è che adesso andremo al prossimo incontro. A Sciacca. Quanti chilometri sono da Agri? Perché mi sto organizzando, insomma. Ci stiamo organizzando. Ci siamo. Allora, senza interruzioni di sorta, passiamo a Sciacca. Sì. Letizia, grazie infinite. Se rimanete un pochino più che potete, mi farebbe molto piacere. Allora, introduco io. Sì. Perché Sciacca fa tante cose, lo racconteranno Viviana e Emilio. È una storia molto bella, è una storia che
Secondo me è in chiave su un modello di sviluppo sostenibile di un territorio. E quindi Flaminia nel suo ruolo che sapete, Viviana come la founder di tutto, Emilia che è il direttore creativo, e questa volta si aggiunge un quarto personaggio che presento molto volentieri, cioè vi prendo ora un'altra sedia, che è Vittorio Fresa. Vittorio Fresa lavora per un'agenzia governativa che si chiama Invitalia, che forse conoscete per altre cose, ma dentro Invitalia ha un universo molto vasto ed è responsabile di una misura che si chiama Cultura Crea. Letizia, penso che tutta Cultura un po' la conosca come leva. E perché c'è lui? Perché l'abbiamo coinvolto, Emilio e Viviana? Perché io ho una consapevolezza che senza misure e incentivi si può fare tante chiacchiere, ma poi dopo le cose Flaminia rischia che si fermino alle buone idee, insomma. Se non c'è un sostegno per lo sviluppo diventa un casino, insomma, detto in maniera fiorentina. Quindi io direi che fare partire Viviana, se siete d'accordo, perché un po' quello. Però Viviana, nei primi due minuti ci devi raccontare la tua storia, eh? Ecco. Robert, quindi buongiorno a tutti. Chi mi conosce sa che mi imbarazza parlare di me, quindi mi fai subito la domanda per mettermi a mio agio subito. Dunque, io sono un ingegnere, ho sempre lavorato all'estero per multinazionali americane. Sostanzialmente io adesso continuo a fare il mio mestiere, solo che invece di farlo all'interno di un'azienda al chiuso e per multinazionali americane, mi ritrovo a farlo in un territorio diffuso e per la comunità. Quindi con un livello proprio, con una motivazione sicuramente molto più forte e profonda. E una motivazione, e con delle emozioni che si scatenano, con delle gioie che si vivono ogni giorno, che sicuramente sono importanti. E oggi posso dire di essere anche più felice rispetto a prima, quando avevo un posto sicuro, avevo sicuramente molte più certezze. E dico questa cosa, la voglio sottolineare, perché penso che sia un po' la base di tutto, no? Io penso un po' allo stato giusto di Platone. Platone forse è stato il primo e forse l'unico filosofo che ha collegato il concetto di giustizia dello Stato non con una distribuzione di beni, ma una distribuzione di persone. Lo Stato è giusto quando ogni individuo è felice, e perché ogni individuo sia felice deve poter realizzare la propria inclinazione. È quello che sto facendo io, la fortuna di fare io in questo momento, e insieme ad Emino, insieme a tanti altri sul territorio, stiamo cercando di fare in modo che tante altre persone possano essere felici e quindi possano realizzare la propria inclinazione nel luogo in cui vivono. Io sono, dicevo, un ingegnere, lavoravo per multinazionali americane. Il mio compito era quello di mettere a terra processi per ottimizzare la gestione di risorse in maniera tale da portare la comunità aziendale a raggiungere gli obiettivi di sviluppo che ci si era prefissati on time, on quality, on cost. Divento mamma, cambia la mia sensibilità e quella che era una frustrazione che mi portava avanti già da un paio di anni, che nasceva da una consapevolezza per cui io sapevo che ogni giorno col mio lavoro contribuivo ad arricchire un'azienda, una multinazionale, mentre il mio territorio continuava a piangere una crisi forte, sempre più radicata e assolutamente ingiusta, viste tutte le risorse che abbiamo, no? E che tante altre parti del mondo ci invidiano. E allora decido di questa frustrazione diventa a un certo punto incontrollabile, ingestibile, cambiando appunto la sensibilità, diventando mamma, io penso che abbia influito tanto questa cosa, e mi porta a fare una scelta drastica. Lascio un contratto a tempo indeterminato, lascio una carriera sicuramente felice, lascio quindi la certezza per l'incerto, lascio un paese, la Svizzera, dove burocrazia significa facilitare la vita dei cittadini e non il contrario, per trasferirmi in una terra, in Italia, e nella provincia più povera d'Italia, la provincia di Agrigento. E questa per me è una cosa importantissima da dire, proprio perché qui abbiamo la possibilità di dimostrare
come dietro a quello che tutti vediamo come un problema, siamo la provincia più povera d'Italia, in realtà è un'occasione imperdibile che abbiamo, un'opportunità meravigliosa per dimostrare che le cose cambiano se vogliamo farle cambiare. Mi è stato detto diverse volte una follia, in realtà io sono una persona molto razionale e quindi quando decido di lasciare la Svizzera per la provincia più povera d'Italia lo faccio con una convinzione che poi diventa una consapevolezza non solo mia ma di tante altre persone, ho scoperto, e cioè dunque in Italia molto spesso noi parliamo, soprattutto quando dobbiamo affrontare periodi di crisi, l'abbiamo visto adesso col Covid, dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo, no? Siamo alla ricerca di innovazione, ma molto spesso innovazione in Italia significa lo sforzo nell'inventare cose nuove. Ora noi in Italia abbiamo tutto, abbiamo le risorse, già esistono, quindi io parto dalla Svizzera con la consapevolezza che la più grande innovazione che possiamo portare in Italia è un'innovazione dei processi, cioè le risorse già ci sono, servono competenze manageriali per riuscire a gestire quello che già esiste. Allora, siccome questa è l'unica risorsa, l'unica competenza che avevo, non è stata follia la mia, ho detto ok, io ho questa competenza e voglio metterla a servizio del mio territorio. Parto, arrivo in Sicilia, poco dopo conosco Emilio, con Emilio è nato questo sodalizio per cui abbiamo lavorato insieme, continuiamo a lavorare ogni giorno tantissimo su questo progetto, abbiamo la stessa identica visione ma competenze complementari, questa cosa ci aiuta un sacco, è una crescita continua e molto rapida, per me è un privilegio poter essere qui accanto a lui e lavorare ogni giorno con Emilio, ma così come lavorare con tante altre persone sul territorio. Quello che abbiamo creato è una rete di competenze sul territorio, competenze che già esistevano, hanno trovato lo spazio per venire fuori e creare una rete, la competenza del contadino, dell'allevatore, dell'artigiano, del musicista, dell'ingegnere, eccetera. E quindi una rete che si distingue un po' dalle reti di titoli che molto spesso io sento, no? che sono molto diffuse sul nostro territorio, e non sempre dietro al titolo c'è una vera competenza specifica per quel progetto. Quindi abbiamo creato questa base solida e da lì è nato tutto il percorso che adesso poi insomma vi mostreremo. Se posso, grazie intanto a Viviana. Poi magari presentate il tutto. Se posso, soltanto una pillola da Vittorio. Messa a terra, progettazione, metodologia, è questo il fattore K poi alla fine di quelli che sono i risultati che si ottengono anche dal vostro punto di vista mettendo le risorse in campo. E la stessa domanda la faccio anche non è una domanda, è una considerazione, cioè uscire un po' dal laboratorio, dall'ufficio e andare anche a valutare il capitale umano. Io so che questo voi lo fate in termini di, però raccontaci un po' meglio di come lo sto dicendo. Buongiorno a tutti, intanto grazie a Robert per l'occasione di venire a parlare di questa storia splendida in cui siamo imbattuti. In Italia sapete più o meno tutti che cos'è l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, quindi di incentivi ne gestiamo da tanti anni e di ipotesi imprenditoriali ne intercettiamo continuamente. Io ho la fortuna di lavorare esattamente su questa misura che Cultura Crea, progetto pilota in quest'ambito dal punto di vista nazionale, che nel corso del tempo si sta evolvendo verso quello che Robert accennava e provava a raccontare con questa sua suggestione forte. Il ragionamento che stiamo provando a fare è che siccome lavoriamo su un programma operativo nazionale fatto di un asse primo e di un asse secondo, nel quale c'è un asse primo che è una cosa che riguarda il mettere a disposizione della cittadinanza dei beni culturali in maniera fruibile, il restauro e la messa a disposizione per esempio per le disabilità dei nostri beni culturali, cosa che fino a qualche anno fa non c'era, l'effetto forte è quello di combinarlo con un asse 2 che è l'idea dello sviluppo di un sistema imprenditoriale attorno a questi beni culturali, ed è quella scommessa che proviamo a raccogliere. L'abbiamo raccolta ad esempio il giorno 7 settembre andando a firmare una lettera di intenti con Paolo Giulierini, con il MAN e con l'Università di Napoli, con il quale incominceremo insieme a fare promozione imprenditoriale,
Adesso la stiamo firmando con Roberto Formato e il professor Nicolais a Carditello. Il 21 ottobre saremo insieme con Robert al Marta a Taranto per un evento che prova a fare un ragionamento su come intercettare una diversa traiettoria di sviluppo per la città. Mi permetto di rubare solo un altro secondo per entrare nel merito di questa vicenda. Questa invece è una storia emblematica di tutto quello che vogliamo e che proviamo a raccontare. Nel caso di specie non abbiamo grandi meriti, devo dire che sono venuti a cercare loro a noi e poi si è creata, penso, una vera e propria simbiosi, diciamo, tra io, perché al di là di tutto siamo diventati anche amici, oltre che soggetti che sono su diversi lati della barricata. Quello che mi colpisce veramente della loro storia è che tante parole chiave ascoltiamo spesso, appunto, dicevamo, la parola rete, un'altra che si sente tantissimo in maniera indiscriminata è resilienza dei territori, e cerchiamo di nominarla il meno possibile. Nel caso di specie abbiamo un progetto che va un po' oltre questo ragionamento, ci abbiamo messo del tempo a capirlo noi, perché la complessità del loro progetto è insita nella costruzione dei percorsi, nelle singole parole che usano. Io so per certo che questi due signori possono passare una nottata a decidere quale parola utilizzare in un documento o in un altro, e che dietro quella parola c'è un ragionamento e c'è un significato diverso, c'è un driver diverso che viene attivato. Questa roba è sostanza, non è forma, ed è l'idea che il territorio, non ci sia sul territorio qualcuno che faccia rete per portare il turismo e chiuderla lì, ma che sia il territorio e le persone che lo vivono il vero protagonista, perché la matrice dello sviluppo è nell'identità, nella creazione di relazioni di fiducia sul territorio. Se qualcuno ci chiedesse qual è la vera chiave delle politiche di sviluppo, è nella creazione di relazioni di fiducia, ad esempio nel mezzogiorno del nostro paese, nel quale le persone non si fidano l'un dell'altro, e c'è questo grandissimo problema. Il compito di un'agenzia, per esempio, è quella di lavorare su questo gap. Quindi il loro tentativo va un po' oltre la creazione della rete, è un territorio che diviene protagonista della sua storia, del suo futuro e della sua traiettoria. Com'è possibile tutto questo? È possibile solo perché c'è un lavoro di contaminazione, perché questi due signori vengono da lontano, da posti diversi, hanno delle storie che li hanno portati in giro per il mondo, che hanno consentito di vedere delle altre possibilità. Perché chi era lì, Viviana, ma non lo racconta questa storia, ma a me mi ha fatto sempre molto ridere, chi era lì, quando lei parte con questo progetto, la prima volta inizia a chiamare a Ciccio, a Pasquale, a Giovanni, la prima cosa, lei fa la telefonata, poi mette il telefonino sul tavolo in via voce e sente mezz'ora di contumelie, perché le cose non funzionano, perché sono tutti cattivi, sono tutti il paese, eccetera, eccetera. Lei supera questo ostacolo iniziale perché viene da fuori e c'è la possibilità di vedere il mondo in una maniera diversa. E gli dice, guarda, possiamo essere protagonisti del cambiamento della provincia più povera d'Italia, perché se c'è un differenziale così alto noi possiamo inserirci esattamente lì dentro, c'è un'opportunità in più. Loro la colgono con la loro capacità di contaminazione, altri no. La parola contaminazione è chiave anche in quello che tu suggerisci, cioè che proviamo a fare quando andiamo a ragionare con i nostri amici dei beni culturali, provando a portargli degli elementi di aziendalismo, perché poi vedrete che loro presenteranno un percorso che anche formalmente, da un punto di vista logico, aziendalistico della narrazione, prevede un fil rouge che mette insieme due visionari, ma due visionari che hanno la capacità di scrivere un flowchart. Grazie. La mini a te, perché è il tema che lancia Vittorio, che tu rivolge per un verso, insomma, nel senso, esiste, poi io la lancio così, insomma, esiste un ecosistema con diverse responsabilità che, se messo insieme, aiuta il mondo delle persone, in questo caso, però se riusciamo a riuscire a parlare un po' di più, a scambiare un po' più, tanto il livello è governativo, quindi non ci sono più cose da fare, nel senso di poter lavorare un po' più sarebbe un luogo fantastico. Sì, sì, raccolgo in pieno la... E il tuo spunto, anche perché anche a me ha colpito molto la loro esperienza, ma insomma la loro pratica, la loro attività,
nel senso che anche a me ha colpito questo, quando io mi sono andata un po' a vedere il vostro sito, che consiglio tutti di guardare, perché è pieno di, non saprei neanche dirvi, ma è pieno di un sentimento forte. Ogni sezione è presentata con più di uno slogan, diventano aforismi, è ripartito in una maniera originale, quindi andatevelo a vedere questo. museodiffusosciacca.it esatto, andate a visitarlo, merita. E allora su questo poi io pure sono rimasta colpita, ho detto, dico, ma è una cosa un po' diversa da tante altre, perché ha una dimensione, come diceva anche il collega precedente, una dimensione visionaria, e oggi scoprire che lei è un ingegnere visionario mi affascina ancora di più, perché andiamo lontanissimi poi con Emilio Casalini, diventa un mix veramente esplosivo. Che cosa sarebbe bello, a mio avviso, partire da questa specie di, sai che mi fanno pensare loro adesso, senza essere al giudizio universale di Michelangelo, quella, l'immagine di Cristo che crea il vortice, no? Ecco, partire da Sciacca come un vortice che crea energia positiva e progettualità, e aggrega progettualità legate a questo senso A della comunità e B della sensorialità. Sono due impatti diversi, dove poi il turismo diventa una conseguenza, non diventa il primum movens, e qui le amiche storiche dell'arte ci intendiamo. Prima di dare il microfono a Emilio, che entra più nel dettaglio perché lo sprechiamo perché è un regalo che ci fa, perché lui è uno dei più grandi divulgatori che io conosca. Però Letizia, una domanda te la faccio a te: ma dobbiamo aspettare due talenti o c'è una modalità di industrializzazione, anche per le tue esperienze sulla provincia più povera d'Italia? Ovvero, se io metto a punto un processo, metto insieme degli attori che sono un'agenzia che ti aiuta a dare gambe, gli do l'endorsement davanti a una governance del turismo che ti dà un bollino che, sto percorso, prova a vedere se riesci a farlo, in sostanza. Perché un conto è andare a bussare alla porta nel tuo ecosistema senza dei riconoscimenti, io ho l'esperienza Costa Amalfi che mi dice questo, e un conto se ci vai con dei soggetti governativi in cui si esce dalle questioni locali. Ma allora però c'è la possibilità di industrializzarlo questo? Allora, io credo che sia sempre necessario un talento. E devo dire che sentire questo, questo racconto, questa storia da parte di questa donna bellissima, questo ingegnere, io veramente sono rimasta molto colpita, devo dire la verità. Però posso dire una cosa, che io ho avuto la consapevolezza che in questa provincia, forse perché è la più povera d'Italia, ma anche perché è in un territorio veramente straordinario, non ci dimentichiamo che comunque la terra che ha dato i premi Nobel in Italia, cioè non sarà un caso anche quello. Ecco, ci sono per esempio gli altri due visionari che tu conosci bene e che forse anche voi conoscete, che sono Andrea Bartoli e Florinda Saieva, cioè veramente due visionari. Cioè, se si dice che Favara forse è veramente l'esempio di rigenerazione urbana migliore del mondo, ma, cioè, parliamo di Favara, che è una terra conosciuta per mafia, non Sciacca, che è un bellissimo porto di pescherecci, quantomeno, voglio dire, conosciuta, perché ha anche delle bellezze naturalistiche e anche artistiche, archeologiche importanti. Cioè, quello, parliamo proprio di un paese che è stato conosciuto al mondo solo per la mafia, e questi due pazzi, cioè, lo tirano su e ne fanno un luogo visitato. Quindi, secondo me, i talenti sono necessari. Adesso il percorso che noi dobbiamo fare, in questo ci possono aiutare le agenzie governative,
anche diciamo lo stesso governo, è quello di coniugare in una maniera pragmatica tutti questi talenti e riuscire a costruire un prodotto, una destinazione turistica dove le cose funzionano, perché poi quello che noi dobbiamo garantire è che se vendiamo un'esperienza, poi quell'esperienza quel giorno che ce l'abbiamo in catalogo si deve fare, e questo è un po' ancora diciamo lo scarto. Però Viviana ha partecipato, e qui mi rimetto a te Emilio perché conosco molto bene Bartoli, insomma, ha partecipato a un momento di incontro che c'è stato all'inizio di settembre, mi sembra. Lì l'attrattore pivot non è la Valle dei Templi, l'attrattore pivot è Andrea Bartoli. Cioè, nel senso che mi viene riconosciuto, correggimi se sbaglio, la capacità di leadership. Ma lì io, da quello che ho visto, ho sentito persone interessantissime, che in cui il talento, Letizia, è stato annaffiato, non è nato Jimi Hendrix, cioè è stato annaffiato. Non so se siete d'accordo su questo, ovvero se metti in una serie di condizioni, certo, mettile sul leader, mettile sull'attrattore, ma dopo puoi far crescere. Perché sciacca può essere molto interessante? Perché non è sciacca Viviana Emilio, è un sistema che ti dà la possibilità di... No, io parlo quando iniziamo a raccontarvelo, perché così vi abbiamo creato una curiosità pazzesca e adesso vi raccontiamo perché siamo a questo punto. Guarda, io direi ci alziamo anche un attimo, così ci mettiamo qua, e perché quello che vogliamo raccontarvi brevemente in un quarto d'ora, andiamo diretti sulla nostra presentazione, è l'insieme di una teoria, perché quello che stiamo facendo è una teorizzazione di un modello che può essere replicato e che però che sarà già replicato a breve anche nei Monti Sicani, per esempio, vicino a noi, ma soprattutto vi mostreremo anche immediatamente come da quello che abbiamo concepito come un modello complesso, estremamente complesso, e siamo orgogliosi di non farci spaventare dalla complessità. Per troppo tempo si ha paura della complessità, invece vogliamo affrontarla perché va gestita semplicemente, però vi mostriamo anche immediatamente tutto quelli che sono dalla teoria alla pratica, dalla pratica ai risultati, quindi non è solo quello che abbiamo in realtà concepito insieme attraverso una comunità che si sviluppa, attraverso le nostre storie, ma quello che succede anche in questo percorso. E partiamo da un'idea che è quella di un grande pensatore che era Albert Einstein, che è l'approccio che noi abbiamo avuto, no? Quindi noi non possiamo affrontare, se ci lamentiamo che le cose non funzionano, che ci sono una serie di problemi, non possiamo affrontarli con lo stesso metodo di pensiero. Quindi noi abbiamo detto, okay, proviamo a rivoltare tutto, partiamo da quello che è la base del territorio su cui noi vogliamo puntare, e quindi siamo andati in una direzione diversa, in cui l'approccio classico era di cominciare ad avere che le comunità locali siano incapaci di definire quello che hanno bisogno, quindi è il classico meccanismo di top down, bottom up, e lo invertiamo, no? Perché di solito si fa questo, si dice pensiamo alle comunità, ma però ci pensiamo noi, e quindi questo è un problema che si inaridisce immediatamente. Poi il secondo modello è pensare che si sviluppi il turismo parlando di turismo, solo di turismo. E invece noi parliamo di comunità, e il turismo, come diceva Flaminia, è una conseguenza, perché passiamo da un ecosistema a un ecosistema dove c'è un meccanismo comune. E poi passiamo a un sistema dove il territorio lo organizziamo e dove la visione di quello che andiamo a avere va a un metodo di lavoro, per cui le reti organizzate abbiamo chiamato comunità competenti, perché creiamo una competenza e che va gestita, organizzata. E infine il concetto per cui della complessità, si pensa a soluzioni immediate, parziali, e invece di questo siamo veramente orgogliosi di affrontare la complessità con l'aiuto di tutti quelli che sono con noi. Quindi è una progettazione che va a trasformare, se vogliamo trasformare il territorio diventa una questione di sistema. E quindi noi arriviamo a un modello nuovo, andiamo, che è quello che insiste su capitale umano, capitale sociale e struttura fisica, che è il territorio. Queste tre risorse noi ci siamo domandati come andiamo a valorizzarle al meglio, e abbiamo creato un modello che adesso
vi spieghiamo in brevissimo, in una sintesi massima, e poi vi mostriamo anche i risultati di quello che abbiamo ottenuto. Allora, intanto si parla di un processo partecipato di innovazione territoriale che è durevole. Durevole perché si fonda sulla comunità e durevole perché si fonda sull'identità e la cui finalità è il benessere economico, sociale, mentale e culturale della comunità. Quindi al centro c'è l'essere umano. Si parla tanto di ecosistema. Ecosistema perché io penso che il principale compito di un change maker è tutti noi dobbiamo sentirci addosso la responsabilità di sentirci change makers, è quello di ridurre il gap tra ecosistema, la percezione quindi ecosistema per cui ci occupiamo solamente di una cosa senza capire l'interazione fra tutti, l'economia, la società, la cultura, l'ambiente, è tutto assolutamente connesso, è una realtà che è ecosistema, quindi dobbiamo ridurre questo gap, ecco perché noi puntiamo su il benessere che sia economico, sociale, ambientale, culturale e lo affrontiamo tutto insieme. Allora, questa è la sintesi del modello, un secondo, del modello che abbiamo sviluppato e che, come dicevamo prima, verrà replicato a gennaio in altri 12 comuni del territorio dei Monti Sicani. Nella parte centrale vedrete le fasi del processo. Nella parte di sotto vedrete l'evoluzione nell'individuo. Ogni volta che si è entrati in una fase c'è stata una conseguenza, una modifica all'interno cambia qualcosa nell'individuo che vive sul territorio e contestualmente cambia anche il territorio. Qua vedete il nastro di Moebius, proprio perché non c'è più l'interno e l'esterno coincidono, no? Il cambiamento nell'individuo genera un cambiamento nel territorio e viceversa. Allora, inizialmente cosa troviamo in un territorio? Troviamo un individuo che si sente vittima ed è passivo. Io quando sono arrivata dalla Svizzera, quello che mi sentivo dire sempre, sei pazza, perché tanto qua non possiamo fare nulla, c'è la crisi, non ci sono soldi, la politica non ci aiuta, no? Siamo vittime della crisi e non posso fare niente. Quello che Illich chiama espropriazioni di competenze, no? Nel momento in cui non si portano avanti solamente strategie di tipo top-down, si espropria il territorio di competenze. E quindi sul territorio avremo tanti singoli individui isolati, ognuno fa il proprio cammino. Entriamo nella prima fase che si chiama social awareness, è la prima fase che abbiamo messo in atto a Sciacca ed è la fase in cui vengono dati strumenti, canvas, insomma, strumenti molto semplici ma necessari per permettere al singolo individuo di diventare conscio del proprio valore come persona, come essere umano che vive su quel territorio e il valore che ha il patrimonio di cui è intriso il territorio in cui vive. E dalla presa di coscienza si passa a una presa di consapevolezza. Possiamo cambiare le cose. Si riacquisisce il senso del possibile. Quindi nel territorio si arriva, gli individui si mettono, si comincia a fare rete sul territorio e nasce una comunità consapevole prima di tutto. A quel punto si entra nella seconda fase che è la fase del social empowerment. Quindi è una fase in cui vengono dati degli strumenti, ora poi vedremo quali, per non entrare troppo nel dettaglio adesso, ed è la fase in cui viene fatta una formazione, un trasferimento di know-how e di conoscenze e di competenze, per cui l'individuo che era consapevole diventa a questo punto interessato e competente perché acquisisce fiducia in se stesso. È vero, le cose si possono cambiare e io posso cambiarle perché ho gli strumenti per farlo. Quindi la comunità a questo punto da consapevole diventa una comunità competente e cambia tutto, è emozionante perché i ragionamenti cambiano, lo dico in maniera molto banale, i commenti su Facebook cambiano, cioè proprio la comunità che comincia anche a ragionare in maniera diversa. A quel punto si entra nella terza fase che è la fase di community engagement, quindi l'individuo che è conscio, consapevole, diventa competente, a quel punto diventa attivo e creativo. Comincia a creare, nascono diversi progetti, poi vedremo quali sono nati a Sciacca e quindi la comunità contestualmente diventa una comunità non solo consapevole, non solo competente, ma attiva, non aspetta più che la politica faccia, ma diventa il principale collaboratore, no? Cooperatore della parte politica, ma è la prima parte ad attivarsi. L'ultima fase è la fase di destination management, che è una fase molto importante, perché se parliamo di sviluppo sostenibile, sviluppo che duri nel tempo, perché ciò accada occorre una governance, occorre stabilire regole chiare per
gestire tutto quello che si sta creando nel tempo, e quindi si parla di accountability, di definizioni di KPI per avere il controllo di quello che si sta facendo, in maniera tale che l'azione giusta la si porta avanti, misurandola capiamo che non è giusta, siamo in tempo per un'azione correttiva. E quindi a quel punto l'individuo da attivo creativo diventa responsabile. Perché responsabile? Perché non solo è consapevole, non solo competente, ma ha gli strumenti per poter controllare quello che fa, e quindi diventa responsabile, non demanda più a nessuno, e a quel punto è felice. La comunità diventa una comunità responsabile, quindi tutti insieme si lavora per una economia della bellezza. E ve lo dimostriamo un pochino quello che stiamo facendo, ricordando che siamo partiti poco fa, un anno fa, e che abbiamo passato un periodo Covid abbastanza pesante come per tutti. E, però ve lo mostriamo mostrando un po' cosa succede dalla teoria, da questo schema, alla pratica, in cui il primo livello della social awareness è a Sciacca, è un patto di comunità che è stato riconosciuto perché è nato il Museo dei Cinque Sensi, che è stato accreditato. Sono stati stipulati 54 protocolli d'intesa. Sciacca è una comunità di 42.000 abitanti, quindi non è un paesino piccolo, abbiamo coinvolto il territorio, e quindi è un laboratorio sociale come scala, come dimensione abbastanza interessante, perché può essere riprodotto in molte parti d'Italia, e la quantità di soggetti coinvolti è importante. E diventa un ecosistema che attira nuove sinergie, perché il patto di comunità si connette con i vari soggetti che sono sul territorio. Quindi l'individuo, come abbiamo visto nello schema, è reso cosciente, consapevole. La coscienza può essere collettiva, la consapevolezza è personale, però ti spinge all'azione, e quindi alla fine hai il senso del possibile. Quante volte, appunto, soprattutto in Sud Italia, ma non è possibile, ma questo non si può fare, ma e quando arriva lo Stato? Questa cosa di aspettare sempre l'aiuto dal cielo, che è un alibi che abbiamo tantissimo, è vero, lo sistema non funziona, le infrastrutture non ci sono, sono tanti problemi, ma in realtà noi stiamo dimostrando, e tanti esempi in Italia lo dimostrano, che quando ti dai da fare, ti rimbocchi le maniche, poi le cose succedono, da Favara a Mondovì. Ti dai da fare, le cose le puoi fare, e noi nella nostra realtà lo stiamo già vedendo. Il secondo livello è cosa è successo, che il patto di comunità ha raccolto tutti. Ecco, quando parliamo di territorio, per noi tutti sono importanti, dagli artigiani alle strutture ricettive. Ovviamente non è, le associazioni ambientaliste non sono predisposte per essere nel turismo, così come non sono i commercianti o i pub, ma in realtà fanno parte della nostra struttura, perché di noi è il territorio, qualsiasi cosa. E si è creato un ecosistema dove tutto ricomincia a essere sinergia. Ecco la complessità di tenere tutto insieme. Ma ha un significato tutto questo, perché la Croce Rossa Italiana ci sta aiutando a creare un territorio dove qualsiasi tipo di, per esempio, problema sanitario tu lo puoi affrontare attraverso una rete che offre qualsiasi tipo di soluzione. Noi non potremo mai, un albergo, offrire tutte le soluzioni possibili per un bambino autistico di 5 anni malato di asma, ma se metti insieme tutte le possibili teorie, le possibili soluzioni che hai sul territorio, hai anche quello magari, perché hai un pediatra che si può occupare di questo, ce l'hai a disposizione, attivabile nel caso, e via di seguito. Vedremo tra poco l'Unione Italiana Ciechi cosa ha prodotto quando inverti il paradigma e chiedi al territorio cosa vuole raccontare. E vai con social empowerment, vai tu. Quindi cosa abbiamo fatto con social empowerment? Abbiamo, dicevo prima, dato strumenti per fare un trasferimento di competenze e di know-how. Quindi gli artigiani, per esempio, sono bravissimi a fare gli artigiani e imparano anche ad accogliere il turista, diciamo turista per dire chiunque, no? E quindi quello, il significato è fare rete di competenze e trasferire le competenze gli uni agli altri per poter vivere in maniera felice, stare bene nel luogo in cui si vive, e quindi anche accogliere bene, per cui il turismo diventa una conseguenza del vivere bene nel luogo in cui si abita. Abbiamo creato dei disciplinari di qualità per strutture ricettive, per i ristoranti, sono quindi degli impegni su regole comuni. Quel diagramma di prima, quella figura di prima che mostrava Emilio, con tutte le associazioni, con tutte le categorie, quelle sono tutte le categorie con cui abbiamo firmato protocolli d'intesa, sono parte attiva del Museo Diffuso. In questo momento ne stiamo parlando noi due, ma ci sono tutte queste categorie, sono assolutamente attive, hanno firmato disciplinari, e poi un decalogo, la comunità ha firmato, ha scelto 10 frasi, 10 principi su cui fondare la propria quotidianità. Quindi ecco cosa significa
quando si parla di condividere, no? Si parla di bottom up dicendo dobbiamo condividere con la comunità. Per noi non è così, non si condivide, si cresce, si crea insieme alla comunità, non è che si fa e poi dopo si condivide in un secondo momento perché la cosa non viene metabolizzata, quindi è un qualcosa che stiamo portando avanti insieme, è un processo centrato sulla comunità che comporta quindi acquisizione di competenze, rispetto di regole condivise e la cura dei dettagli. Questo vabbè, poi abbiamo, questo non, insomma, non abbiamo il tempo per entrare nel dettaglio, ma è il nostro decalogo. Dove c'è, voglio mostrarvi solo una cosa particolare di questo decalogo, dove la diversità, per esempio, per noi è un nuovo punto di vista, è un ulteriore punto di vista. Da noi non ci sono bagni per handicappati, ci sono bagni belli per tutti. E vi mostreremo cosa significa. Il nostro sistema, è, va bene, la cura dei dettagli, l'esperienza, l'identità. Un'altra, l'unica cosa che voglio sottolineare è che da noi, a livello di economia, 1+1=3. Cambiamo il meccanismo, cambiamo anche la matematica, perché quando connetti le persone il risultato in realtà è esponenziale. Nelle teorie lineari 1+1=2, in quelle esponenziali, perché metti insieme il risultato è molto più forte quando inizi a lavorare in questo sistema. Questa è una cosa che tutti hanno condiviso, tutti si impegnano a rispettare questi concetti dove c'è la sostenibilità, è un patto di comunità etico, dove etica e utile coincidono finalmente. E arriviamo al community engagement, che per noi significa, comincia a essere accoglienza col concetto degli info point diffuso, lo vedremo tra un attimo, ma qui andiamo veloci perché mancano ancora 10 minuti solo, però progetto info point diffuso significa che da noi negozi. Non c'è limite, perché dopo non c'è niente fino alle 2:20, per cui finché reggono... Però non vogliamo prendere troppo, però per noi gli info point diffuso significa che da noi a breve, li abbiamo già pronti, ma a gennaio partiremo, e capiremo anche tra poco perché a gennaio, dicembre-gennaio, 10-12 negozi diventano info point. Sappiamo quelli classici con la I di fuori dove vai a chiedere le informazioni. E cosa fa un turista in un info point? Chiede cosa posso fare, dove devo andare. Perfetto, noi lo faremo nei nostri negozi. Quindi che diventano narratori della propria città, avranno le mappe, fanno tutte le cose dell'info point, non vogliamo togliere lavoro agli info point regolari, ma li aumentiamo, per cui racconteranno, e chi saranno gli info point? Il tabaccaio, il negoziante, il bar, il pub, eccetera. Quindi un concetto di info point diffuso sul territorio, dove le persone diventano i primi testimoni di quello che si può raccontare. E poi abbiamo la sostenibilità, progetto di Spencer, giusto, se mi ero dimenticato, l'accessibilità al processo Blind View, il progetto del Selfie Trail, la narrazione con le audioguide, l'identità, progetto esperienza, mi ero dimenticato che c'erano le slide, scusa, il progetto del sito. Ogni nodo, attraverso questo, adesso li vediamo, è stato attivato, è consapevole, competente ed agisce responsabilmente. Tutti i nodi producono questo. Vado velocemente perché voglio arrivare anche alla piattaforma, perché dopo è il punto in cui entra perfettamente... quello che succede con che anche con Invitalia, diventa attuale questo. Le esperienze da noi diventano la narrazione di decine di esperienze che prima non esistevano. Si parla di turismo esperienziale, ma non c'era, eppure era così semplice. Abbiamo detto ai ceramisti, non mostrate solo quello che fate, fateglielo fare con le mani. Sembra banale, ma in realtà è una scoperta. Da zero siamo già a 40 esperienze in pochissimo tempo, puntiamo ad arrivare a un centinaio. Da zero, al nulla, semplicemente chiedono alle persone di raccontare cosa, sporcarsi le mani, artigiani e turismo esperienziale che diventa emozionale, empatico e trasformativo. Emozioni, che non basta solo la teoria di quello che facciamo, la pratica. Empatia, che è solo tra esseri umani. E trasformativo, perché tu ne esci cambiato da questa esperienza. E l'esempio di prima della accessibilità, no, mi si era bloccata l'ugola. L'accessibilità è questo che è sconvolgente da noi. Quando tu lavori sul territorio, sulla comunità, vieni sorpreso da quello che produci, perché non sei più il top manager che arriva e dice facciamo questo, questo e quell'altro, ma dice alle persone, come spiegava Viviana, ma voi cosa fareste?
E allora quando attivi tutti i nodi della comunità, salta fuori uno che è Stefano Turturici, che è il presidente dell'Unione Cechi di Sciacca, e che tu mai al mondo, e voglio sfido qualsiasi esperto di marketing strategico turistico, avrebbe mai pensato di attivare il presidente dell'Unione Cechi. Almeno io non lo sapevo, non ce l'avrei mai pensato. Ma Stefano dice, ti posso insegnare a guidare la barca? E dico, ma scherzi, come tu? Sì, vieni. E questa è un'esperienza che noi abbiamo provato e che abbiamo trasformato, che oggi è acquistabile sul nostro territorio, e quindi tu puoi fare la guida con una barca dove un non vedente ti insegna a guidare la barca come? Ascoltando il sole. Ah sì, perché giusto, mi ero dimenticato, perché ci trasforma in non vedenti anche noi temporaneamente, e quindi ti mette le bende, diventi anche tu un non vedente temporaneamente, e lui ti porta al largo e ti insegna a guidare la barca orientandoti col vento, col sole, con i tuoi sensi. Quindi in realtà è un gioco per insegnarti a scoprire i tuoi sensi, e lo fai con l'olfatto, lo fai andando in giro per la città. Le nostre guide diventeranno percorsi audiosensoriali per vedenti e non vedenti, quindi noi diventeremo un luogo di attrazione turistica per i non vedenti del mondo. Abbiamo già le guide non vedenti in inglese, in francese, in tedesco, ma anche per i normodotati che vengono privati temporaneamente della vista e scoprono il mondo attraverso altri sensi. E quindi un moltiplicarsi all'infinito delle esperienze, ecco perché diventa esponenziale tutto questo. Ma se non avessimo attivato il territorio, non avremmo mai potuto raggiungere questo esempio, ed è uno dei tanti che si possono fare. L'accoglienza dell'InfoPoint è quello che vi dicevo, vedete, sono le nostre persone, sono i nostri, sono Alberto, Francesco, sono i nostri negozianti, quelli della qualità, che poi però oltretutto trasformano, probabilmente avremo il più vasto InfoPoint in rapporto alla popolazione d'Italia, perché avremo 12, 15, 20 sportelli, non sapremo neanche quanti saranno, e si attiveranno. Il mio sogno è di attivare anche l'InfoPoint nella chiesa col prete che ci accoglie, perché è un luogo di accoglienza. E poi avremo un orario di apertura ampissimo, perché partiamo dalle 7 di mattina quando apre il bar e chiudiamo alle 2 di notte con il pub, e parliamo tutte le lingue del mondo, perché i nostri InfoPoint avranno un Google Nest, un Google Translator attivato, per cui tu arrivi, qualsiasi lingua parli, loro sono pronti a tradurti con i Google Translator, con le nuove tecnologie che sono a disposizione di tutte, gratuite, e quindi ti accogliamo in qualsiasi lingua. Non è che parliamo tutte le lingue del mondo, ma siamo predisposti, e stanno i nostri ragazzi studiando, come accoglierti in tutte le lingue del mondo. Abbiamo la progettualità sui dispenser, perché la sostenibilità è il primo degli standard che noi vogliamo attivare, perché ce lo dice il mercato, caspita. La gente vuole pagare di più per avere un'accoglienza sostenibile al massimo, non è solo gli asciugamani che non ricicli. Ma allora noi abbiamo detto, le saponette per esempio sono uno spreco, le saponette usa e getta. Le buttivie oltretutto, insomma, soffrono le saponette, sono state usate, predisposte per essere usate, tu le usi una volta, loro si sentono, soffrono, tu semplicemente non sappiamo quanto soffre una saponetta, ma soffre tantissimo essere gettata via senza essere usata, quindi è un trauma per tutte le povere saponette. Noi vogliamo andare incontro alla sensibilità delle saponette, e quindi abbiamo tutte le nostre strutture ricettive e tolgono le saponette e mettono dei dispenser, ma i dispenser sono fatti dai ceramisti di Sciacca, e il sapone è realizzato a Sciacca con i nostri profumi, con i nostri aromi. E se tu vuoi, inquadrerai il QR code di quel dispenser e ti troverai a poterlo andare a ordinare, fatelo vendere, portare a casa immediatamente, o fartelo con le tue mani, con i tuoi simboli. Quindi abbiamo attivato di nuovo tutta la rete. Ulla? Volevo aggiungere una cosa nella slide di prima, perché secondo me è molto significativo. Siamo in periodo immediatamente dopo il Covid, no? Alla riapertura, quindi in post-Covid, crisi totale, le imprese, molte strutture ricettive, non so adesso il numero, ma tante non hanno neanche aperto a Sciacca. Le strutture ricettive del Museo Diffuso dei Cinque Sensi passano ad un costo del sapone liquido da 1 euro al litro a 15 euro al litro per poter utilizzare il sapone prodotto dal luogo. Quindi in un periodo dove si cerca di risparmiare e di fare ricavi, perché si arriva proprio da una crisi profondissima mai vissuta, si crede talmente tanto in questo progetto e soprattutto nella volontà di offrire qualità, perché poi ognuno, come dice sempre Emilio, ha i turisti che si merita,
e la forza di essere rete, per cui non sei solo, lo diceva Papa Francesco, ci ha ripetuto diverse volte in periodo Covid, da soli non si vince, questa cosa è... Ci siamo arrivati a Sciacca già abbastanza preparati, perché c'è stato questo percorso fatto un anno intero prima del Covid, per cui si sente la forza quando si è in rete, quindi si decide di investire tutti quanti insieme e si passa dal costo del sapone da 1 euro al litro a 15 euro al litro. Io penso che sia un esempio che comunque parli tanto, no? Rispetto della voglia di investire. Percorriamo dei selfie trail con lo gioco dei selfie per dire venite a farvi dei bellissimi selfie, vi portiamo nelle zone più belle e se ci sono delle zone brutte ci mettiamo delle installazioni coinvolgendo il territorio, gli artisti per creare nuove cose. Ci piacciono fare i selfie a tutti noi? Noi vi indichiamo dove venire a farli. Arriveremo entro un anno a garantirvi 30-40 selfie da un sacco di like, perché saranno belli, perché avrete le persone, il mare, il pesce, le installazioni, e tutto quello che ci sarà nel nostro territorio, e garantiamo dei selfie. Ed è creato anche questo dal territorio, dalle persone. La comunicazione, la narrazione dei luoghi viene affidata col progetto di Easy Travel, quindi abbiamo audioguide create dalle persone del territorio, ancora una volta è una narrazione diversa, nuova. E infine quindi abbiamo decine di audioguide che mutano, che cambiano, è un progetto collettivo. E poi abbiamo il sito e la piattaforma. E adesso qui voglio che Viviana la spieghi un pochino, perché è importante, questo è un fattore anche abbastanza fondamentale per noi, perché è un territorio che ha queste cose, queste caratteristiche, ma è abbastanza rivoluzionario rispetto al concetto di piattaforma, che per noi quantomeno è un'altra visione della piattaforma. Allora, intanto per noi abbiamo proprio a cuore questo progetto che stiamo sviluppando grazie a Invitalia, ed è importante, c'è un fatto che secondo me va detto, che è molto importante, cioè la piattaforma per noi a Sciacca è proprio l'esempio concreto di quanto il dire e continuare a ripetersi non possiamo fare nulla perché non ci sono soldi, perché non c'è un aiuto, perché appunto perché siamo in crisi. Tutto questo è un alibi che ci siamo costruiti nei territori per tanti anni e che per tanti anni ha giustificato un immobilismo che ha distrutto i nostri territori. Non mancano i soldi, manca la visione e mancano progetti concreti. Noi quello che abbiamo... Ok, museodiffusosciacca.it. Con piacere, sì. Volevo un secondo perché è importante... Quindi volevo dire questa cosa perché è importante. Quindi noi a Sciacca abbiamo iniziato senza sponsor, senza mecenati, senza soldi. Abbiamo fatto una rete di competenze, da questa rete di competenze è nata una visione che per la prima volta era condivisa, dalla visione si sono scritti, la visione è diventata missione, la missione si è tradotta in obiettivi, cioè in progetto. Presentato il progetto a Invitalia, Invitalia ha accettato questo progetto di 120.000 euro in 4 giorni. Allora, questo lo diciamo perché è importante, non è vero che mancano i soldi, molto spesso manca la visione e la progettualità. E questo sito, questa piattaforma perché è importante per noi? Noi non vogliamo competere con le OTA, non possiamo, ma le OTA non potranno mai raggiungere la penetrazione nel territorio come noi che viviamo, che siamo sul territorio. Quindi è una piattaforma che va a porsi ad un livello interstiziale tra le grandi OTA che fanno promo commercializzazione e il territorio che invece organizza l'offerta, per cui la quantità di roba che andremo a mettere là sopra le grandi OTA non potranno mai averle, ovviamente perché non sono sul territorio, ma non è solamente un discorso di quantità ma anche di qualità, perché quelle offerte, quei prodotti, quei servizi vengono promesse sul sito dalla comunità competente che impara, che capisce cosa ha valore. Quindi questo per quanto riguarda, visto che devo sbrigarmi, destination management, io vado molto veloce adesso, il discorso è che parlavamo appunto di governance, oggi la governance è in mano ad una cooperativa di comunità, e quindi cosa significa? Significa avvicinarsi all'efficienza di una DMO, Destination Management Organization, ma col cuore, con l'etica di una famiglia, di gente che vive su quel territorio e vuole trasformare, vuole vivere bene ed essere felice nel luogo in cui vive.
c'è un management distinto in tre livelli, c'è un CDA dove siamo presenti io e Emilio ma anche altre persone con competenze trasversali, c'è un management board dove ci sono ragazzi che hanno vissuto all'estero, alcuni di questi tornano perché trovano lo spazio per le proprie competenze, c'è un supervisory board che è fatto invece di rappresentanti di ciascuna associazione, ciascuna categoria, quindi una governance veramente nelle mani di una comunità. Andrei avanti su questo per arrivare, visto che dobbiamo chiudere, avanti, e parlerei più che altro per chiudere, abbiamo parlato di come dalla teoria siamo passati alla pratica e adesso vediamo come dalla pratica sono arrivati i primi risultati. Questa è una cosa bellissima, che comunque quando si parla di ecosistema, perché è importante ecosistema? In realtà con la parola ecosistema noi ci ricongiungiamo alla parola, all'origine vero di economia, cioè la stessa radice eco, dal greco oikos, la casa di tutti, quindi allora occuparsi di economia oikos nomos, le norme della casa, la casa di tutti, quindi dobbiamo assolutamente tenere conto del fatto che siamo un ecosistema e quindi tutelare il benessere non solo mio ma di tutti. Andiamo avanti perché capisco che non c'è... Solo questa cosa, cioè il processo trasformativo è complesso, è bottom up davvero, è endogeno perché utilizzi le risorse, è esponenziale perché aumenti a livello esponenziale le sinergie nel territorio, è sostenibile perché la comunità sceglie quali confini darsi ed è etico perché finalmente etico ed utile non sono più in contrapposizione. L'economia della bellezza è un'accelerazione di processi generativi, quindi su questo... Ecco perché la complessità, perché tutto questo deve essere tenuto dentro, nel management si deve tenere conto di tutto questo, tra gli obiettivi, e dalla teoria alla pratica e dalla pratica ai risultati. Diciamo due, io vi dico il primo, a dicembre apre per la prima volta credo in Sicilia un grande albergo, Aereo Viaggi, è un tour operator, gli alberghi ci sono, semplicemente apre a dicembre. Per la prima volta apre l'inverno perché deve destagionalizzare, ma perché oggi è felice anche di aprire e ci sarà la conferenza stampa a breve per annunciare questo, quindi noi facciamo un piccolo così outing, però insomma, esatto, vabbè, però perché si va a destagionalizzare? Perché? Perché abbiamo anche una comunità che offre tantissime cose da fare, perché d'inverno non vivi lo stesso modo la spiaggia, stai più tempo, 3 settimane, ma cosa fai in 3 settimane? Ecco, vengono da noi e quindi noi creiamo una cosa nuova, vedono un nuovo turismo, nuovo personaggio, nuovo modo di vedere il territorio e quindi cambia anche il turista, ognuno ha i turisti che si merita, noi offriamo qualcosa e verranno lì, quindi noi creiamo un'opportunità all'albergo di offrire un'esperienza continua, quindi un maggiore listino, ma ovviamente l'albergo porta tantissimi clienti dentro la comunità che d'inverno continua a vivere anche di un turismo che prima probabilmente non c'era. È una sinergia totale. Io non so quante volte, io sono di Sciacca, quante volte si è detto dobbiamo destagionalizzare, è una cosa che si diceva sempre. Siamo nati come cooperativa di comunità e in pochi mesi veniamo contattati dal più grande imprenditore alberghiero del territorio che ci dice apriamo insieme, cioè apriamo qualcosa. Scusa, e anche al Verdura siamo entrati nel loro... No, anche quello, Verdura, in realtà siamo stati contattati, noi pensavamo prepariamoci bene e li contattiamo, in realtà siamo stati contattati e questo ci dà... Allora, parlavamo appunto di risultati, vogliamo mostrarvi i risultati in vari settori, proprio per il discorso no, dell'ecosistema, è tutto assolutamente connesso, quindi non parliamo solamente di economia, ma parliamo anche di cultura e uno degli esempi da portare è questo sodalizio con la Curia. La Curia ha dato in gestione alla cooperativa di comunità la chiesa più bella di Sciacca, un sito che la Badia Grande, che è stato chiuso per 40 anni e quindi stiamo riaprendo... La comunità che si riappropria di un bene che le appartiene e la cosa bella è che l'Ecclesia si apre alla gestione comunitaria come luogo dove si decide il futuro di tutti, perché quella diventa la casa della cooperativa di comunità e quindi è un bene culturale che genera economia. E l'ultimo è un esempio sulle trasformazioni invece che stiamo vedendo sulla società, quindi parliamo proprio di risultati concreti, non di progetti. Uno di quelli di cui siamo più orgogliosi è relativo a questa famiglia per cui i figli trasformano il mulino del padre
rendendo un laboratorio di lavoro e narrazione, cioè i figli hanno questa tradizione, lavorano per il padre da tanti anni, adesso si stanno, tra l'altro sta per arrivare la richiesta con Resto al Sud questa volta, e quindi si spostano, quindi hanno creato un nuovo laboratorio, stanno agganciandosi al futuro che emerge, il discorso dall'inizio della prima slide ci ricongiungiamo, non possiamo risolvere i problemi con lo stesso modello di pensiero che li ha generati, dobbiamo imparare non solo dal passato ma soprattutto dal futuro che emerge. Questi ragazzi hanno trovato la forza nella rete di fare questo passo, quindi si stanno sganciando, aprono un nuovo laboratorio, inventano un nuovo lavoro e quindi creano soprattutto le basi per un'innovazione continua, consapevole, in grado di affrontare ogni congiuntura economica. Saranno sicuramente più pronti ad affrontare un cambiamento che non sarà Covid, ma comunque ci aspettiamo che prima o poi accada di nuovo. E siccome è un ecosistema dentro e fuori, volevamo concludere con questa frase che di solito si sente spesso, no? Però è esattamente questo che noi ci puntiamo a fare, con una comunità intera che si è organizzata con una cooperativa di comunità, e quindi la cooperativa di comunità diventa un senso importante, no? Lavorare come un'azienda con i valori di una famiglia, ecco dove anche il discorso di Coop e della cooperativa diventa pregnante, attualissimo e modernissimo. L'esterno e l'interno, allora per noi ci sembrava la frase più importante questo, no? Di cosa in cosa credere, nel cielo stellato sopra di me e nella legge morale dentro di me. Quindi il cambiamento che avviene in un ecosistema che diventa un cielo stellato e quindi ti dice ok, allora lo posso fare perché vedi che gli altri cambiano e contemporaneamente mentre cambi tu, mentre cambia l'esterno, cambi tu e cambia l'esterno. E questo lo stiamo vivendo in questo momento tutti noi e secondo per noi è la cosa più importante che sta avvenendo e che sta generando felicità anche a noi. Grazie. Grazie. Allora, 2 minuti mi va di dare un po' di considerazioni, Flaminia? Sì, no, una domanda perché siccome è un percorso che stupisce, allora mi viene la domanda che ci riporta un po' a terra. E dov'è che avete trovato i problemi più grandi? Non potete dire che non avete trovati perché sennò siete finti. In Invitalia sembra di no. In Invitalia no, perché 4 giorni che hanno dato. Sulle persone, sul territorio, sulla arretratezza non di un territorio siciliano ma di un territorio italiano che, lo diceva Viviana all'inizio, è viziato dalla bellezza e aspetta sempre che arrivi l'aiuto dal cielo. L'Italia ha questo problema e sulla addirittura autoglorificazione dell'essere divisi. A Sciacca si dice siamo gli eredi di Luna e Perollo, le famiglie che si dividevano. In Toscana hai l'orgoglio di essere nemico del tuo comune. Ma questo si può dire ovunque in Italia, no? Quasi l'orgoglio di essere divisi, di non creare collaborazione dentro i territori, dentro i territori confinanti. Allora questo è un problema e passivamente subiamo, riceviamo quello che è, grazie di Dio. Oggi questo non basta più per organizzarsi, bisogna fare un'azione e quindi la difficoltà più iniziale era quella che raccontava anche Vittorio all'inizio, cioè che Viviana era di un territorio che non ci credeva e che adesso inizia a crederci. Per me questo è stato il convincimento da realizzare. Io penso in questo momento a Paulo Freire, no? alla sua didattica del problem posing. Il problema benvenga che ci sia, cioè i problemi ci sono stati sicuramente, però vengono affrontati in un'ottica diversa perché il problema diventa veramente opportunità. Quindi e fa parte della complessità del processo, siccome c'è una visione molto chiara che è la complessità deve essere gestita, se vogliamo fare crescere questo territorio e deve crescere necessariamente da un punto di vista sociale, culturale ed economico, allora i problemi ci sono, lo sappiamo, e devono essere affrontati, quindi o li affrontiamo in questo momento parlando con le persone. Noi per circa un anno, la prima domanda che mi facevano i giornalisti del territorio quando mi intervistavano era ma di concreto cosa fate? No? Perché in genere quello che si fa è facciamo, non so, il sito subito, facciamo, dipingiamo una parete. Noi per un anno intero abbiamo affrontato giustamente i problemi che sono quelli del
social awareness, prendiamo consapevolezza e capiamo che o ci si mette in rete, ma non per fare filosofia, proprio per una questione molto pragmatica, e sul territorio, e poi allora a quel punto possiamo veramente pensare a uno sviluppo sostenibile e cominciare a fare rete con tutto il resto. Il problema molto spesso io credo che si fanno, proprio per evitare il problema e quindi per non affrontare la complessità, si fanno reti piuttosto che comunità. E la differenza è enorme, perché la rete va benissimo, ma se non si organizza il territorio, noi portiamo gente attraverso la rete in territori che non sono pronti ad accogliere, e lì è bad reputation, e peggio ancora. Allora, la prima cosa, lavoriamo sui problemi, ma con metodo, con una visione chiara e con dei processi chiari. Vittorio. Noi abbiamo finanziato un progetto di impresa qui dentro, ma questo non è un progetto di impresa, o meglio un pezzettino è un progetto di impresa, questo è un manifesto politico, con la parola polis al centro, questo è un manifesto politico vero e proprio, è il manifesto politico dello sviluppo endogeno. Per tanti anni abbiamo fatto questo dibattito su sviluppo endogeno e sviluppo esogeno quando eravamo giovani. Questo è proprio il manifesto ed è l'emblema di quello che è passato finalmente nelle menti di determinate generazioni che sono venute dopo questo ragionamento. Sono state costruite misure di incentivazione ad hoc. Io penso al mio territorio, al famoso patto territoriale del Miglio d'Oro, nel quale abbiamo provato a cambiare le idee su un territorio. I risultati di un cambiamento culturale si vedono quando si arriva a questo ragionamento, a dire non dobbiamo fare semplicemente rete, ma dobbiamo fare comunità. E allora un grandissimo merito, non perché il nostro ospite qui, va anche a Robert e a chi con queste iniziative fa una narrazione di queste storie, o a Emilio anche in altri momenti della sua carriera professionale, diciamo, perché veramente si abbatte un moloch di quello che qualcuno nella mia terra chiamava il non si potismo, l'impossibilità di superare delle barriere, degli ostacoli, l'impossibilità a cambiare i destini dei territori. La loro grandissima capacità e forza ha portato questo progetto ad essere una prima pietra. Noi speriamo di crearne delle altre, ma già ne abbiamo delle altre, perché il modello di comunità e cooperativa l'abbiamo sviluppato per esempio in un territorio difficilissimo, lo racconto in 30 secondi per non tediarvi, che è al centro della Calabria, dove un archeologo veneto va a scavare in un campo di calcio, trova dei resti archeologici che sono preesistenti addirittura all'epoca greca e romana e decide illegalmente di far scavare la gente del territorio. Quella gente se ne appropria di quella storia, di quel destino, non va più lì a giocare a pallone, ma decide di creare una cooperativa di comunità che gestisce adesso i 3 musei locali che sta riavviando il percorso del tessile su quel territorio e adesso fa anche agricoltura a chilometro zero. Per cui qual è il nostro compito? E questa è un po' la suggestione che ci lanciamo assieme, è quella di narrare queste storie, ma anche di avere in qualche modo una capacità visionaria per cogliere le loro esigenze. Da parte nostra i 4 giorni significano 2 cose, efficienza e trasparenza, dove la trasparenza significa che dobbiamo quasi scomparire. Io, se Flamina è d'accordo, mi piaceva molto alla fine di questi 2 slot dove abbiamo visto la provincia più povera di... scusate, domani alle 11 circa c'è i 35 chilometri più ricchi d'Italia invece, che è la Costa d'Amalfi. Sapete che c'è un punto di contatto, sono 2 storie differenti, lì si parla di un'altra cosa che però è altrettanto complessa, e la difficoltà di processare il cambiamento, perché lì si sta parlando di un'economia che ha mangiato tutto il resto. È un'altra storia, bella anche quella. Letizia, me lo chiudi? Ma io spero che vi possiamo raccontare fra qualche anno i 60 chilometri, non dico più ricchi d'Italia, ma di portare questi 60 chilometri di costa straordinaria e di interno, perché veramente l'interno dell'Agrigentino è bellissimo, e di poter dire di aver contribuito ad innalzare proprio il PIL del territorio. E lo possiamo solo fare se siamo insieme. Cioè, io penso una cosa sola, che il nostro esempio italiano è la Romagna, cioè hanno la grande capacità di fare sistema. Noi questo dobbiamo fare, cioè il fatto che noi non ci siamo visti secondo me denota un limite nostro e loro, perché cioè noi siamo lì, lavoriamo lì oggi è devo ringraziare Robert, perché è una realtà molto bella.
con la quale soprattutto condividiamo i valori di fondo, perché fare engagement è la cosa più importante. Cioè, io proprio per riferirmi alle cose che diceva lei, noi abbiamo fatto a Napoli, ci sono qui i miei colleghi di Napoli, una bellissima operazione nel periodo della monnezza che si chiamava Missione Sorriso. Praticamente erano un gruppo di ragazzi della nostra cooperativa che girava per la città e formava tutti, i tabaccai, all'accoglienza, perché poi il vero problema delle città che hanno problemi è quello perlomeno di ingaggiare la cittadinanza e di farli diventare accoglienti in qualche modo. Ecco, questa è l'operazione che noi dobbiamo fare, questo lo dico con una banalità, perché ne dobbiamo fare tante di cose. Però il fatto di essere per esempio stati noi promotori di un grande progetto in quell'area che è l'accoglienza della cultura, quindi abbiamo portato nelle scuole agrigentine i ragazzi delle case famiglie che sono lì, perché il primo sbarco avviene proprio lì, su quelle coste, cioè sono coste di sbarco, e averle mecciate insieme queste esperienze, significato, l'abbiamo fatto attraverso il museo Griffo di Agrigento, che quindi aveva in sé delle collezioni anche ovviamente che riprendevano le culture dei ragazzi da dove venivano, quindi soprattutto del Nord Africa. Ecco, aver fatto questa operazione è significato non solo dare, diciamo, sicuramente un momento di accoglienza umana a questi ragazzi, ma soprattutto far acquisire consapevolezza del proprio territorio ai nostri ragazzi, no? Che sono, cioè ai nostri ragazzi, ai ragazzi delle scuole, dei licei di Agrigento. Ecco, questo tipo di lavoro è un lavoro che noi dobbiamo, come dire, continuare a fare insieme. Noi ci siamo lì per un po' di anni ancora, speriamo per sempre, e quindi ci auguriamo di lavorare anche insieme a voi. Io volevo solamente rispondere all'affermazione che il fatto che non ci siamo ancora incrociati, siamo sullo stesso territorio, denota un qualche problema, no? Qualche mancanza di... in realtà a Sciacca non è per caso che non ci siamo ancora incrociati, perché quello che abbiamo voluto fare a Sciacca è esattamente appunto il cambio di paradigma, cioè prima ancora di promuovere il territorio, perché fare parte di quella rete significa promocommercializzazione. Prima ancora di entrare in quella rete abbiamo detto all'interno del nostro territorio organizziamo i contenuti di valore da proporre e soprattutto organizziamo l'accoglienza proprio sul territorio. A quel punto sappiamo che quando faremo parte della rete più grande faremo bella figura. Allora, solo dire una cosa, sì. Ultima, che la cosa forte è che c'è una comunità che cresce, questo lo vediamo e questo genera anche consapevolezza degli altri, e man mano che un commerciante capisce come si connette con gli altri e vede anche un'economia reale, poi gli altri che non si fidano, lo abbiamo visto con tante comunità all'inizio difficili, chiedeva Flaminio, quella è la difficoltà della non fiducia, ma è normale, tanti anni buttati al vento, tanti anni progetti di bla bla bla, no? E allora quando invece la comunità vede che ci si può fidare e comincia a realizzare, e uniamo dal notaio al vecchio professore in pensione che è parte dell'identità, al ragazzo di 18 anni, abbiamo appena finito un video l'altra notte con un ragazzo di 18 anni che ha fatto un videoclip stupendo, gratis, mettono la propria disponibilità, le due ragazze vicepresidenti hanno 24 anni e quindi c'è una comunità che cresce e sono lì che sempre di più spingono, tra un po' io e lei ci spostiamo, andiamo via, arrivano gli altri, ed è questo che diventa interessante, che una comunità consapevole, allora, competente può andare da sola. Si è sforato tantissimo. Allora, però grazie a voi di aver avuto la pazienza di rimanere finora, grazie a tutte quelle persone che ci stanno vedendo in streaming, a tutti sarà mai poi rimandato un video, a tutta la nostra, in modo che sia possibile riavvolgerlo on demand, diciamo. Ringrazio soprattutto Flaminia perché ha questa capacità incredibile, l'unica che io conosco, che le cose viene per ascoltarle e non per parlare, che è una virtù clamorosa, insomma. A Vittorio perché rappresenta una grande agenzia per il suo tempo che ci ha dato, e naturalmente ai due protagonisti, a tutta Coop Culture. Appuntamento per un caffè a breve, perché queste cose devono essere continuate a
tenere in piedi, insomma. Siamo favoriti di essere a Milano, a Roma, abbiamo capito che abbiamo un palazzo a disposizione, per cui Palazzo Merulana, che vi invito tutti a venire, e grazie ancora.